ruolo della musica a livello sociale ed educativo credo che meriti una riflessione più approfondita di quella che è stata fatta anche negli ultimi anni da parte di tutti, anche di tutti noi che ci siamo dedicati alla musica. Ma probabilmente abbiamo sempre riflettuto, abbiamo detto migliaia di volte come la musica sia importante nell'aspetto educativo anche di un bambino da giovanissimo, ma non abbiamo mai forse fornito degli strumenti un po' più dettagliati su quello che dovrebbe essere davvero il suo ruolo anche nei primissimi anni di vita di un bambino. E questo si lega anche al significato e al ruolo della musica nella vita dell'uomo in generale. Gli antichi greci avevano fatto questo parallelismo tra l'astronomia e la musica. Sostenendo che erano due facce della stessa medaglia, cioè l'astronomia che studia le relazioni tra gli oggetti, tra oggetti esterni, fissati ed oggettivi, e invece la musica che studia la relazione tra oggetti interni, invisibili e spesso sconosciuti. Questo è un aspetto. Forse l'aspetto principale anche per capire in quale modo può essere così utile anche per il discorso di crescita e di formazione di un bambino, perché credo che ci si fermi sempre troppo sul lato, come dire, più apparente della musica, no? Come intrattenimento, come strumento per potersi esprimere a livello canoro, strumentale, ma ci si sofferma meno su quello che è l'aspetto a livello interno delle persone. La musica è strumento che e ci aiuta ad indagare al nostro interno. E questo, se fatto in un momento in cui il bambino è una spugna, diventa di particolare importanza. E di particolare importanza è l'apprendimento all'ascolto, che non deve essere necessariamente qualcosa di complesso. Noi partiamo sempre da questo presupposto che, perché non si conosce chi era Beethoven, non si conosce chi era Mozart, ma questo verrà in seguito. Io lo dico anche per personale esperienza, ma l'avvicinamento alla musica, come a tutta l'arte, deve avvenire per gradi. In questo modo sarà il più naturale possibile. Ma imparare ad ascoltare la musica, qualsiasi musica che possa stimolare questo processo di ricerca interiore, che ovviamente a quell'età è inconsapevole, ma aiuta a tirare fuori qualche cosa che altrimenti non verrebbe stimolato e rischia di rimanere silente per tutta la vita. Questo per me è l'aspetto più importante. Ci sono particolari musiche che è stato provato che suscitano sempre quel genere di emozioni, no? E perché? Perché hanno qualche cosa che è magicamente collegato a uno di questi oggetti invisibili che abbiamo noi dentro. La musica è forse l'arte che ci permette di indagare questi aspetti quando non ci sono le parole, quando è troppo complicato
andare alla ricerca delle parole, quando non ci sono gli strumenti per utilizzare le parole. E la musica, forse di tutte le arti, è quella che è più, in qualche modo, oserei dire, sovrannaturale, ma perché è una lingua altra, non utilizza i soliti canali a cui siamo abituati, che sono quelli della parola principalmente. E forse bisognerebbe parlare anche dell'effettivo ruolo a livello sociale della musica e del perché è sempre stata in qualche modo messa nell'angolo dell'intrattenimento, no? Dello spettacolo e dell'intrattenimento. La musica, come le altre forme d'arte, sono invece uno strumento di sopravvivenza. La musica è uno di quegli strumenti che esce nel momento della difficoltà, anche del dramma, no? Ricordavo che il primo evento che è stato fatto a New York dopo il crollo delle Torri Gemelle è stato un concerto, è stato il Requiem di Brahms. La gente so che nei giorni seguenti ha reagito in maniera del tutto originale, cantando per le strade, suonando. È un modo di esprimere anche un dolore, una fiducia, una visione della vita rivolta verso il futuro. Uno dei più grandi capolavori della storia della musica è che il quartetto che ha scritto Messiaen, il quartetto per la fine dei tempi, è stato scritto, come tante altre composizioni di altri compositori, in un campo di concentramento. Una cosa davvero inaudita, no? In un momento in cui si lotta per la sopravvivenza, per quale motivo un artista si mette a creare, soprattutto per quale motivo si mette a scrivere una partitura così complessa. C'è un discorso veramente di sopravvivenza. La musica deve far parte, fa parte di questo, solo che non c'è la consapevolezza, ecco, di questo. Quindi, tornando un po' al discorso iniziale, a livello educativo, secondo me la cosa più importante è insegnare l'ascolto, insegnare a raccogliere quello che la musica può dare e può tirar fuori da ognuno di noi. Da lì si parte, dopodiché si studia anche la musica, si studia la storia della musica, ma dopo diventa una cosa più naturale. Occorre imparare a recepirla, imparare ad ascoltarla e imparare a venire presi da questa musica, da quello che può suscitare, quello che può tirar fuori da ciascuno di noi.